Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio spiegare come registro i miei video, cioè i tutorial stessi. E lo spunto mi è venuto anche da richieste di alcuni di voi per sapere appunto cosa uso io per registrare i miei video. Questa è un po' una costante in rete, dove ognuno si abitua ad usare il suo modo e normalmente prima o poi ognuno crea il proprio video per spiegare come registra i suoi video. Anch'io non faccio eccezione, quindi eccomi qua. Dopo circa una quarantina di video caricati su YouTube, mi sono deciso a creare un video sui video. E scusate il gioco di parole. Allora, cosa uso io? Allo stato attuale, quindi con Ubuntu 10.04 tuttora installato come sistema principale, io trovo che l'uso di un comando terminale ffmpeg sia ancora la migliore soluzione. Dico lo stato attuale perché poi ci sono diverse alternative con un'interfaccia grafica, magari un po' più pratiche, che migliorano nel tempo, ovviamente, quindi non è detto che poi in futuro possa adottare anch'io uno di questi programmi con un'interfaccia grafica, magari che può sembrare a prima vista più pratica, però ciò non toglie che allo stato attuale, come scrivo qui, malgrado l'esistenza di buone alternative, il comando fmpeg dà ancora i migliori risultati, soprattutto per quanto riguarda la qualità sia video sia di sincronizzazione con l'audio. Ecco perché un problema tipico, ripeto, almeno fino allo stato corrente di Ubuntu 10.04, un problema tipico è proprio quello sia della qualità dell'immagine risultante del video registrato, sia e soprattutto che dà molto fastidio la sincronizzazione dell'audio non perfetta. Ecco, per me l'unico comando e l'unico modo per ottenere una buona, ottima qualità video e anche l'audio perfettamente sincronizzato è proprio l'uso di un comando fmpeg. L'unica cosa, se vogliamo trovare qualcosa di negativo, è che con l'fmpeg non può essere messo in pausa. Chi usa altri sistemi con interfaccia grafica per registrare il video avrà notato che solitamente mettono a disposizione un'opzione per mettere in pausa la registrazione, che può essere pratica se, che so, vi suona il telefono, dovete rispondere, mettete in pausa e poi proseguite, senza dover registrare parti di video che poi dovete tagliare. Ecco, con fmpeg questo non è possibile. Quindi dovesse suonarmi il telefono adesso, o interrompo la registrazione e la ricomincio, o non posso mettere in pausa, quindi resterebbe una parte di video che poi devo eliminare. Comunque, allo stato corrente dell'arte non è un gran fastidio perché già YouTube stesso, una volta caricato il video in rete, ha un buon editor video che permette di tagliare le parti che non servono e quindi non è un gran problema. Già provato, funziona benissimo. Tutto a posto, quindi tutto sommato non è un gran discapito non poter mettere in pausa la registrazione. Detto ciò, vi voglio presentare in una velocissima carrellata comunque le alternative che almeno io conosco, che ho visto, che ho incrociato in rete. Le alternative, dicevo, con un'interfaccia grafica alla registrazione video. Ho aperto le pagine giusto per mostrarvelo, quindi in sequenza Record My Desktop, un classico, eccolo qua la sua pagina. Questi link, come sempre, ve li lascerò nella parte del commento al video e potrete andare a sbirciare, curiosare, leggere e leggiucchiare per conto vostro. Comunque, io vi faccio solo vedere come si presenta il sito. Quindi Record My Desktop è questa, è una prima alternativa. Poi c'è uno che è diventato piuttosto famoso nel tempo, è Kazam Screencaster, che è anche migliorato nella qualità passando le versioni. Poi c'è Screencastor,
Ecco, Screencaster è particolare nel senso che è semplicemente un'interfaccia grafica sovrapposta a che cosa, come vedete qui in questo screenshot, al comando fmpeg. Quindi praticamente è rendere così più semplice, se vogliamo metterla così, per l'utente comune, l'uso, invece di aprire un terminale, l'uso del comando fmpeg con un'interfaccia grafica, ma in realtà la sostanza è poi quella che uso io, semplicemente con una faccia un po' più così amica, chiamiamola così. Poi c'è Tibesti, che è un altro ennesimo tool, strumento di registrazione video che comunque non ho mai usato, quindi non so quali risultati possa dare. Vedete voi se volete provarlo. Ho visto in giro dei video comunque caricati su YouTube, li ho guardati, ho visto l'iconcina di Tibesti, quindi vuol dire che la persona che ha registrato il video stava proprio usando questo, quindi immagino funzioni a dovere. E poi ancora uno un po' più recente che fa parte della famiglia Elementari Project. Ecco, chi segue un po' il nostro mondo del pinguino saprà che c'è un progetto chiamato Elementari che vuole creare un'alternativa alle varie distribuzioni Fedora, Ubuntu, Mint, eccetera, che vuole essere essenziale, elegante ed essenziale, un po' come dice il nome Elementari. Ecco, uno dei progetti inclusi in questo più grande progetto Elementari, vedete parte del, che qui lo dice, che è parte del progetto Elementari, appunto Eidete o Aidete, non so come si pronunci bene in inglese, comunque Screencaster, ecco, è l'ennesimo strumento per la registrazione video dello schermo, del proprio schermo. Qui bisogna dire che per Ubuntu 10.04 non c'è questo programma, è così recente che c'è solo, penso, dalla 11.10, la futura 12.04, ci hanno creato il repository PPA per poterselo installare, e comunque è sicuramente più recente degli altri, è forse uno dei più vecchi e record mai desktop, che io sappia, a parte l'fmpeg naturalmente come comando base. E poi man mano è nato Kazam, che è già più recente, Screencaster anche, Tibesti non so che età abbia, Edit sicuramente è il più recente, credo io. Ecco. A proposito del mio comando fmpeg, che tra un attimo vi mostrerò più in dettaglio e con il quale sto registrando questo video, ovviamente, questo stesso video di cui vi sto parlando, da cui vi sto parlando. Devo rendervi attenti con questa nota che nella futura Ubuntu 12.04 FFmpeg è stato sostituito da un progetto più recente che si trova a questa pagina libavi.org, eccolo qua. FPEG, dicevo, non sarà più il comando di riferimento per fare questo tipo di attività, ma sarà un altro comando derivato appunto dal frutto del lavoro di questo nuovo progetto. Ecco, nuovo, diciamo che è un fork di FPEG. Sul sito qua, libav, se andate a leggere la documentazione, c'è scritto, diciamo riassumendo un po', che libav è un fork equivalente come obiettivi di ffmpeg, anzi è proprio partito, quindi un fork vuol dire che si parte dalla base ffmpeg e poi si prende la propria strada, ma con rilasci affidabili e una visione più chiara di come proseguire nello sviluppo. Ecco, io fra le righe di questa frase deduco che nel gruppo di progetto di ffmpeg, beh, accidenti, mi confondo sempre, non sciogli lingua, FFmpeg, ci siano stati, non so se dire degli screzi o comunque delle idee diverse su come portare avanti il progetto, che tra l'altro è sempre stato molto lento nel rilascio. FFmpeg, le versioni sono state sempre molto diluite nel tempo. Ecco che a un certo punto è spuntato questo fork
che è molto più attivo, molto più reattivo e attivo nel correggere i bug, nel portare avanti le versioni, eccetera, eccetera, proprio come dichiarato da loro. Quindi, nuovo progetto, a quanto pare migliore, perché è stato subito adottato anche da Ubuntu, da Canonical, e messo a sostituire FFmpeg. Quindi, quando installerò in aprile il nuovo Ubuntu, dovrò adeguare sicuramente leggermente il mio script per usare il comando sostitutivo di FFpeg, che è avconv. Qui mi sono già informato, insomma, bisognerà installare il pacchetto libavtools che contiene appunto avconv, che è proprio come dire, il gemello, ecco, di FFmpeg, e quindi non dovrò stravolgere il mio comando, ma dovrò quasi solo anteporre avconv al posto di fmpeg al mio comando. Tutto qua. E come si dice anche qui in una nota nelle news che vedete qui, la conversione del tool fmpeg è stata rimossa dal progetto libav, perché ora è stato sostituito completamente da avconv, che quindi è il corrispondente dell'ex FFmpeg. Ecco. Detto ciò, vi ho mostrato le varie alternative con interfaccia grafica, se volete provarle. Però, appunto, nel mio video, presente video, vi voglio presentare cosa sto usando io in questo momento, ed è il mio script. Perché dico script? Perché nel tempo, leggiucchiando qua in rete, prendendo spunto di qua e di là, ho giudicato più pratico, mi sono trovato meglio ampliando un attimino il semplice comando fmpeg, mettendoci un po' di contorno, e quindi mi sono creato una shell, uno script da terminale che mi aiuta, mi rende un po' più pratico la registrazione e la preparazione dei video. Allora, adesso vi mostro. Dunque, prima di tutto, giusto così, per completezza di informazione, vi faccio vedere che il comando sta lavorando in questo momento e sta registrando il video in diretta. Questo video, eccolo qua, il comando, vedete che si chiama così: comando fmpeg per singola finestra.sh, cioè una shell, una serie di comandi a terminale. L'ho avviato. Il comando che sta eseguendo è questo, con tutti i parametri che poi vedremo, e vedete che è operativo. Qui si vede che sta lavorando, qui in basso i frame, sta registrando i frame dello schermo. La dimensione del video naturalmente aumenta man mano che passa il tempo. Questo è il tempo che passa, bitrate, eccetera, eccetera. Sta lavorando, insomma, ecco, mentre vi parlo. Sempre in favore, diciamo, della filosofia open source, ovviamente questo comando io ve lo metto a disposizione, questo script. Si sa mai che anche a qualcun altro possa fare comodo, magari anche solo come spunto per poi crearsi qualcosa di suo che gli faccia più comodo per le sue esigenze. E ve lo metto, ecco, l'ho salvato nella mia nuvola personale su Ubuntu One e l'ho pubblicato, quindi ho reso pubblico il link. Nei commenti a questo video, come già per gli altri link, vi metterò anche questo, così potrete scaricarvi il mio script. Allora, lasciamo che lo script lavori e ve lo mostro finalmente questo script. Eccolo qua. Dunque, comando fmpeg per singola finestra sh. Dunque, essendo uno script shell, cioè una serie di comandi che poi il terminale interpreta ed esegue, parte con questa sintassi. Ma questo, come sempre, i miei video sono indirizzati alla cosiddetta utenza comune, normale, che non ha particolari conoscenze. Quindi, per chi è già addentro nell'argomento, sa benissimo che le shell devono cominciare con questa stringa prefissata. Per gli altri lasciate perdere, e lì è già pronto. Poi ho messo commento, chi sono, quando l'ho creato, ho anche messo un riferimento da dove ho preso lo spunto, uno degli spunti per poi creare il mio script, la licenza, che naturalmente
Prima di renderlo pubblico ci ho aggiunto che lo metto sotto licenza GNU General Public License, con tutti i riferimenti del caso, come si conviene, le modalità d'uso, come si usa, come si deve far partire, come si deve terminare, tasto Q o CTRL C, vabbè qui ho messo Q, però è la stessa cosa. E poi parte il vero scricolo che poi mi sono creato io, appunto prendendo un po' di idee qua e là. E magari lo passiamo velocemente, ma per i più tecnologici, ecco, perché per i meno tecnologici basta avviarlo e farlo funzionare. Comunque, possono esserci delle parti interessanti. Allora, naturalmente lo script lo chiamo per singola finestra perché permette di scegliere una finestra correntemente aperta sul video, insomma sul vostro desktop, e registrare solo la superficie di quella singola finestra. Oppure, in senso esteso, potete registrare anche tutto il desktop, come sto facendo io adesso, tutto il mio schermo, 1009 punti, eccetera, eccetera, per quello che è. E per fare ciò vi basta fare clic quando parte lo script, fare clic sul desktop. Quindi se fate clic sul desktop, lui inizia a registrare tutta la superficie dello schermo e non una singola finestra. Viceversa, se fate clic sul titolo, sulla barra del titolo di una singola finestra, vi registrerà solo quella. E questo comando recupera proprio le informazioni, cioè le coordinate di dove si trova la finestra, la grandezza corrente, quindi la superficie della finestra, larghezza per altezza, perché è necessaria. E poi le dimensioni della finestra vengono segnate a delle variabili perché ho poi bisogno di farci un piccolo calcolino, come vedremo fra un attimo, le coordinate della finestra, cioè dove si trova, perché lo schermo naturalmente per organizzarsi ha bisogno di sapere dove una finestra è posizionata, partendo da in alto a sinistra con le coordinate 0, 0, coordinate cartesiane, diciamo così. Poi, man mano, quando una finestra è posizionata più verso in basso e a destra, le coordinate aumentano, che so, 500 pixel così, 200 così, e inizia la finestra qui, il suo angolino in alto a sinistra della finestra sarà a un certo punto coordinate XY, insomma, ecco le classiche coordinate XY che abbiamo imparato a scuola. Scusate, ecco, allora, quindi le coordinate della finestra vengono estrapolate da ciò che ci è ritornato questo comando in cima, così come le dimensioni, quindi l'altezza, la larghezza e l'altezza della finestra. E quindi le ho in queste variabili dello script. E poi, ecco perché le ho bisogno, verifica che le dimensioni della finestra siano un multiplo di 2, cioè un valore pari, altrimenti FFmpeg non li accetta e va in errore. Ecco, questo ammetto che non mi ricordo se è un problema, un difetto, un bug di FFmpeg. Se magari con il nuovo comando avconv questo nel frattempo sia stato risolto o meno, fatto sta che se una finestra che voi aprite con questa dimensione non è larga, che ne so, 800 pixel e alta 600, funziona. Se è larga 801 pixel e alta 601 pixel o 603, non funziona. Quindi FFmpeg richiede che le dimensioni della superficie della finestra siano larghezza e altezza un numero pari. Vabbè, preso atto di ciò, mi sono creato questa parte di script che fa il calcolino e li rende pari. Li rende pari perché senza questa parte, la mia prima versione dello script, ovviamente non è facile azzeccare le finestre che abbiano la superficie pari. Come si fa a rendersi conto se i pixel sono giusti? La maggior parte delle volte mi saltava lo script, dovevo correggere leggermente sperando di azzeccare la larghezza e l'altezza giusta. Ecco, grazie a questa parte dello script non c'è più questo problema. Se dispari lo rende pari aggiungendo, mi sembra, aggiungendo un pixel, è poi sufficiente da dispari a renderlo pari. Ne aggiunge eventualmente un pixel in altezza, un pixel in larghezza dove è necessario. Ed ecco che l'altezza e la larghezza definitivi sono
posto. A questo punto le dimensioni poi da fornire al comando fpeg viene creata la stringhetta con la larghezza e l'altezza. Poi, questa è una cosa carina, trovo che c'è in più rispetto ai comandi, scusate, ai programmi con interfaccia grafica, almeno che io sappia, non offrono questa possibilità, che è quella di assegnare il tag del titolo al video. Cosa intendo per tag del titolo? Ecco, che io metto una stringa qui. Vedete che io sto registrando il video che ho chiamato come registro i miei video, quindi gli do un titolo e lo sfrutto sotto nel comando, sia per dargli il nome del file video che sto registrando, e lo vedete qui, come registro i miei video.avi, e vedete qui che mi sta creando proprio in questa cartella il titolo nome.avi, che è come registro i miei video.avi, e infatti lo sta registrando così. E in più FFmpeg permette, con i metadati, cioè con i tag interni, le proprietà, un po' come le informazioni dei file musicali MP3, avete presente? Potete mettere titolo, l'anno, l'autore, eccetera. Ecco, allo stesso modo ci sono queste informazioni nei video, una delle quali ho trovato, sono riuscito a farla funzionare, è il titolo, dove lo vediamo come registro i miei dati, lo vediamo. Qui vedete titolo come registro i miei video, quindi nel mio video originale posso avere, trovo anche carino, posso avere almeno il titolo, e lo si vede anche con le proprietà. Adesso spero che lo apra perché sta registrando, ci metterà un attimo, vediamo un po' se riesce ad aprirlo. Ecco, vedete? Non ho visto, francamente, o non sono riuscito a far funzionare, non mi ricordo, come metterci, vabbè, l'artista è un po' così, comunque sarebbe l'autore e l'anno eventualmente. Con queste informazioni a livello di video non sono riuscito ad inserirle, però almeno il titolo vedete che l'ha messo. Pari pari un po' come gli MP3 musicali. Ecco, questo lo trovo carino, è un valore aggiunto del comando rispetto ai programmi con interfaccia grafica. Ecco, praticamente adesso è tutto pronto. Nel mio script, a parte qualche commento qui con varie opzioni, librerie grafiche di registrazione, codifica video installate o meno, mi sono messo anche il comando pronto con un eco davanti come anteprima, cioè l'eco praticamente è una stampa terminale di una stringa, quindi non viene eseguita ma viene solo mostrata. E questo eco lo presenta, qui lo possiamo vedere nel comando che sta girando attualmente. Ecco, faccio enter. Una volta che ho scelto il mio desktop da registrare, questo è la eco del comando, praticamente eco ffpeg. Vedete esattamente il comando che viene dato in pasto a ffpeg, è tutto questo. Lo vedete qui fino a qua, vedete? Le variabili dello script sono state espanse, cioè i valori sono stati messi, sostituiti, vedete 1920x1080 è tutto il mio desktop, a partire da 0000 che è la coordinata in alto a sinistra, quindi tutto lo schermo, quale codifica audio e video usare, eccetera, eccetera, il titolo, come registro i miei video, infatti l'abbiamo visto, e il nome del file che sfrutta la stessa variabile, .avi. Ecco, questo è solo per mostrarmi quale comando ho inviato, e poi lui sta lavorando tranquillamente. Ecco, questo è il mio script, che non è né lungo né complicato, basta usarlo, è lì. E basta usarlo, cosa vuol dire? Vi faccio vedere. Allora, ovviamente per non sovrascrivere il mio video, cosa vuol dire basta usarlo? Che una volta che vi siete scaricati, naturalmente, se lo vorrete, dal mio link qui, questa shell di comandi, voi dovete solo modificare il titolo, perché influisce, ricordatevi, sia sul nome del file sia sul titolo, ma più importante è il nome del file. Io non voglio sovrascrivermi quello che sto facendo adesso, quindi ve lo mostro così, diciamo, temporaneo, anzi, demo tutorial. Quindi ho già cambiato il nome del titolo, salvo ovviamente. In questo momento il mio comando è aggiornato per creare
un file video AVI con questo nome e con, anche con questo titolo interno come proprietà. Ok, l'ho preparato, mettiamo pure icona. Come faccio? Richiamo il mio comando. Ecco, adesso in questo momento mi è venuto in mente, mi sono scordato di dirvi una cosa, tra l'altro, quando scaricate la shell, se volete usarla semplicemente così, con comodità da qualsiasi cartella, richiamarla in modo che venga eseguita la vostra shell, ricordatevi di dargli la proprietà di poter essere eseguito, se no dovete posizionare la cartella, digli che è una shell sh, eccetera, per farlo andare, così è più pratico, non dovete pensarci. Attivate che è uno script eseguibile e così ve lo esegue da qualsiasi parte, lo richiamate, quindi io metto il mio percorso, vediamo un po', gli dico ok, quindi faccio enter per far partire il mio script e appare una crocettina, una piccola crocettina, cioè il puntatore del mouse viene sostituito da una crocettina. Ecco, ho visto facendo una prova di registrazione che in questo momento voi non vedete sempre il puntatore del mouse perché FMPEG mi registra quello e non vi fa vedere la crocettina, ma vi assicuro che la crocettina c'è, sarà evidente, la vedrete, anche se non la vedete adesso, in questo momento, tranquilli che è talmente evidente. Ecco, ho detto all'inizio, se volete registrare tutta la superficie dello schermo, basta che in qualsiasi parte libera del desktop fate clic con la vostra crocettina. Se invece volete registrare una singola finestra, come faccio io adesso, giusto per fare esercizio, basta che andate sul titolo della finestra, per esempio questo qui, nella mia scaletta, faccio clic con la mia crocettina e vedete che il comando, dunque, mi fa l'eco del comando, cioè me lo mostra. Vedete che adesso non è più tutto lo schermo 1920 bla bla eccetera eccetera, ma è 718x606, guarda caso larghezza e altezza con numero pari della finestra. Poi le coordinate, vedete 00 l'inizio dello schermo e in realtà lo shift, lo spostamento dallo 00 in alto a sinistra è di 1200 pixel verso destra e verso il basso di 474 e qui inizia la finestra, l'angolo in alto a sinistra della finestra. Poi vediamo un po' il titolo, come registrare i miei video demo tutorial e così ha creato anche, sta creando un secondo video contemporaneamente, vedete come registro i miei video demo tutorial nel quale sta registrando solo la superficie di questa finestra, quindi se io agisco qua, in questo momento il secondo video mi sta registrando che sto facendo uno scrolling in alto e in basso di questa finestra e basta, e niente di tutto il resto del desktop. Parallelamente a quello che sto registrando, vedete che il titolo l'ho già messo, vedete qui il tag del titolo l'ha messo e siamo a posto e stiamo registrando tutto qui, vedete, banalissimo, anche senza avere un'interfaccia grafica molto, e qui è praticissimo. Ecco, per finire potete usare il classico Ctrl C o come c'è scritto qui premete Q e finisce, quindi io lo premo, attenzione di far smettere questo demo e non il mio principale, premo Q, si ferma, il terminale torna ad aspettare i nostri comandi, il nostro video, come vedete, è finito, sta ancora registrando il principale, quello che sto registrando adesso assieme a voi, ma il video qua è finito. Posso fare doppio clic adesso con lo stress della CPU, spero che non ci metta troppo ad aprirlo, ma vorrei proprio a mo' di conclusione farvi vedere il risultato di questa piccola registrazione, che tra l'altro è contemporanea all'altra, quindi stiamo stressando particolarmente il mio povero PC. Adesso vediamo se ce la fa. Su. Dammi questa soddisfazione, vediamo un po' se ce la fa. Poverino, proprio stressato. E vedete che il comando, ecco, vedete, sentite la dunque mi mia fa voce, l'eco del vedete comando, che cioè me lo mostra,
Vedete che È restano in grande, più sul tuo schermo 726 per 1920 614. quadrato, mentre Sentite anche il cerca mai commento. 718 per 606, guarda caso, Vedete che larghezza e altezza c'è la superficie solo della uguale della finestra. finestra. Poi le coordinate, vedete 00. E voilà. Vedete il principio, lo avete capito? Spegniamo, che mi disturba per sentirmi parlare me stesso. Ecco, allora, un'ultima cosa che mi sono scordato vedendo il video, che adesso, accidenti, l'ho già chiuso, non volevo, scusatemi, lo riapro velocemente. Ecco, vedete questo bordino blu scuro attorno ai miei video che c'è sempre. Questa è un'altra così sfizio, diciamo, che mi sono voluto dare e che sempre, per quanto io ne sappia, non viene dato nelle altre alternative con interfaccia grafica. Si può dare una cornice colorata, io ho messo blu scuro, ma potete mettere qualsiasi colore che volete, e questo col blu scuro è già impostato nel mio script ed è questo. Ve lo dico subito, appena lo trovo, ecco, pad. Pad vuol dire pad top bottom, praticamente vuol dire disegna un rettangolo attorno a quello che stai registrando. Quindi io gli dico largo 4, più un minimo, un piccolo filino di blu scuro attorno al video che sto registrando. Quindi dice da sopra, la parte sopra 4 pixel, parte sotto 4, sinistra, destra 4, quindi tutta la cornice, e il pad color, cioè colora come questa cornice, bisogna dargli un codice esadecimale che corrisponde in questo caso al blu scuro, ma potete, ripeto, mettere altri colori con un prodotto qualsiasi per gestire i colori a video, vi ricavate il codice esadecimale e lui vi creerà quel bordino che, non so se l'avrete notato, è talmente fine. Comunque, in tutti i miei video esiste questa piccola cornice blu. Ecco, credo di avervi detto tutto. Nel commento vi metterò tutti i link necessari. Spero vi sia interessato, vi piaccia, vi abbia stimolato magari a creare anche voi stessi i vostri video. Grazie per l'ascolto e alla prossima.